Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno anche con questo albero che mi prende. Allora, ragazzi, purtroppo non sto con tanto entusiasmo, semplicemente perché voglio ricordarlo perché per me, oltre che sono video importanti, cioè per me li ritengo importanti, per me parlo di me. Tipo come un diario, no? Magari uno scrive un diario sulla vita personale, invece di scrivere un diario fai un video. Allora, niente, non sto tanto in forma, semplicemente perché la notizia di mezz'ora fa non è assolutamente una notizia gradevole, cioè mio padre purtroppo si trova in ospedale per un problema al cuore. Quindi automaticamente un problema è che lui ha avuto quasi un infarto, l'hanno portato a cuore, dovevano svuotare, nel senso pratico della parola, dovevano svuotare questa vena che si è otturata e quindi ha creato questo problema, però si è visto che la vena è talmente otturato, è talmente duro quello che ottura la vena che non è possibile prenderlo, eliminarlo con la sonda e non è possibile neanche mettere il bypass. Quindi praticamente c'è da 10 giorni che mio padre è in ospedale, quindi beh, io ti faccio tanti auguri. Io sono abbastanza freddolino, nel senso che non so se per voi è normale. Io penso che noi è così, si nasce, si vive e si muore, ma non si sa mai quando si muore, purtroppo per alcune persone, come questa per esempio. La vita sembra quasi eterna, cioè tu magari te le vuoi togliere dalle palle alcune persone, invece quelle persone resistono proprio nella loro vita per sempre, per tanti anni, resistono a tutti gli acciacchi, a tutte le operazioni e magari tu te le vuoi togliere proprio dalle palle. Invece loro resistono con tutta la loro cattiveria fino alla fine della loro vita. Noi magari altre persone, come per esempio mio padre, che voi logicamente non conoscete, potete conoscere un po' su Telegarage e Mare Viaggi, è una persona che ha sempre lavorato, che ha sempre pensato alla famiglia, che ha sempre fatto tutto per portare a noi figli, a quattro figli, poi tra parentesi quattro maschi, quindi automaticamente una persona che merita di vivere e invece poi si trova in balia tra la vita e la morte, ma a questo punto possiamo anche dirlo perché purtroppo è la verità, è così. Però io sono abbastanza rigido, non di sentimenti, ma su queste situazioni qua sì, perché da quando sono venuto a Parigi, la prima cosa che ho fatto quando me ne sono andato dalla mia famiglia, la prima cosa che ho fatto, ho detto sempre, prima o poi devo ricevere una telefonata, oppure loro devono ricevere una telefonata che uno non ci sa più. Quindi purtroppo mi sono fatto questa mia mentalità. Quindi quello che posso dire è che ti voglio dare un grande in bocca al lupo, papà, perché non meriti assolutamente di soffrire. Voilà, questo. Allora, ragazzi, oggi quindi faremo un lavoro non molto impegnativo, e quindi voglio fare un applauso, scusatemi, voglio fare un applauso a mio padre per una questione di incoraggiamento e che speriamo che tutte le cose vadano bene, che oggi stanno facendo il consulto per vedere quello che devono fare. Quindi in bocca al lupo e un grande applauso per te, forza, forza e coraggio. Speriamo bene
Speriamo bene. Voilà, questo è. Ciao ciao, papi. Quindi dedicherò anche una bella scultura anche a te. Allora, oggi che cosa faremo? Considerate il fatto che questa brutta notizia, considerate il fatto che ci sta anche un po' da fare. Allora, oggi metteremo i piedi sotto alle mani per farle alzare un po', logicamente, perché altrimenti tuttano troppo basse. Lisceremo tutte le mani utilizzando un apposito strumentino che vi farò vedere dopo. E quindi faremo sia le mani del diavolo che le mani dell'angelo, quindi le stuccheremo, le appineremo, ma non le pitteremo ancora perché ci sta da fare un'altra cosa. Allora, in questo caso noi foreremo la base della mano. Per far entrare praticamente il piede, adesso vi faccio vedere perché poi ieri sono andato a comprare un po' di roba. Voilà, il piede, come vedete, normalmente questi sono dei piedi che si utilizzano per creare un tavolino o qualcosa del genere. Quindi la mano diventerà, come ti chiama? Quindi la mano diventerà praticamente così, così alta. E utilizzeremo, normalmente io li tolgo queste viti, però in questo caso le utilizzeremo perché andremo a forare nella base. Una volta che l'avremo raddrizzata per bene, quindi facciamo in modo che la mano sia bella ferma, e quindi una volta così noi foreremo e quindi faremo entrare il pignuolo, faremo entrare la vite, dove andremo poi inizialmente ad attaccare con l'attac. Poi dopo utilizzeremo anche la resina, diversi tipi di resina. Intanto verrà veramente molto 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 forte, indistruttibile. Allora, però come prima cosa adesso non lo farò qui, ma lo farò bensì nella stanza dall'altro lato, e quindi io mi preparo gli strumenti che serviranno per lisciare e quindi anche stuccare le nostre mani. A tutte l'uomo c'è. Allora ragazzi, continuiamo. Adesso usciremo prima questa che sta veramente rovinata. E io utilizzo questi strumentini, che devo dire la verità, per chi fa un lavoro di bricolage sono veramente efficaci, veramente magnifici, hanno una potenza esagerata, una definizione veramente buona, veramente sono ottimi utilizzare questi prodotti con tutti i loro piccoli accessori. Per esempio anche questo mi è servito per togliere questo pannello, vedete? Questo cosettino così insignificante mi ha tolto questo pannello che tale quale praticamente a questo vetro. Vedete, è un pannello di alluminio, di metallo, dello spessore di 3-4 mm e calcolato per la grandezza, è molto 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 pesante, però comunque questo cosettino qua mi ha segato e martellato e mi ha tolto praticamente questo pannello. Quindi in questo caso utilizzeremo una carta vetrata che va applicata tramite questo piccolo strumentino, e qui per esempio abbiamo un altro strumento che serve per tagliare il metallo. Sono veramente ottimi. Allora adesso quindi vi faccio vedere su per giù solo come questa è tutta la velocità. Guardate com'è subito, subito qua, guardate. E si liscia in modo perfetto. Guardate come liscia qua. Fenomenale.
logicamente lavorerò a due mani, fatto solo per farvelo vedere, questi strumentini, e non costano neanche molto, questo l'ho pagato 59 euro, e poi comprate gli accessori completo di alcuni accessori, e poi gli altri accessori se volete li comprate man mano. Guardate come è perfetto. Veramente un gran bel lavoro. Allora, adesso io lo farò a due mani e vi farò vedere il risultato finale di tutte le mani. Allora ragazzi, mi sono spostato un attimo qua perché mi serve la luce. Vedete? Allora, questa è la mano dove andrà il pianeta. Adesso andremo a provare se il pianeta va bene. Questa mano verrà logicamente fittata, eccetera, però non mi sono affinato troppo, semplicemente perché qua andrà il guanto di Michael Jackson. Allora. Però adesso so che praticamente diritta. Adesso pensiamo a quest'altra mano dove verrà applicata la mia faccia. Qua non ci sta da fare una grande cosa. Allora ragazzi, operazione affinatura praticamente è terminata. Sulle mani rosse non c'era un granché da fare, sulle mani bianche c'era un po' da fare, su una mano, sull'altra mano poco e niente. Ed ho rimasto così, guardate quanto fa. Fare questo un accidente, ma non è una, come ti appelli, mamma mia. Allora, quindi adesso bisognerebbe stuccare, però prima di stuccare con un altro tipo di resina solida io devo fare obbligatoriamente un altro servizio. Sarebbe quello di inserire sopra al piede. Hello? Quindi faremo un buco qua sotto, andremo ad inserire, andremo praticamente ad incollare e stuccheremo solamente qua come vedete, e al centro della mano qui dovrà andarci la sfera, però il problema sta nel fatto che la sfera scivola, perché fin quando tu ce l'hai nella mano umana è tutto un altro discorso, ma questa qua è una resina liscia, quindi è una resina che tenderà a far scivolare la sfera. Quindi andremo a prendere la sfera, la metteremo in una posizione e da lì mi calcolerò lo stucco necessario che serve. Diciamo che noi creeremo una specie di cratere che permetterà alla sfera di entrare, di stare in equilibrio e quindi poi di poterla definitivamente incollare, anche se sinceramente a me non farebbe piacere incollarla perché è una sfera che è delicata e quindi potrebbe essere pericolosa, nel senso che se si spacca caccia praticamente tutto il suo liquido, però non ce ne facciamo un grosso problema. Voilà, non ce ne facciamo un grosso problema. Quindi a tutte e due le mani, sia dell'angelo che del diavolo, dobbiamo fare questo cratere che mi permette di consente di mantenere la sfera. Per quanto riguarda le mani del diavolo, stasera noi andremo ad aggiungere, oltre che andremo a mettere sul piede ugualmente, andremo ad aggiungere le unghie da demonio, che poi le andremo ad aggiungere adesso perché qui non c'è un gran da fare per quanto riguarda la stuccatura. Quindi automaticamente, una volta che sono state pulite le mani, andremo a mettere le unghie finte, che sono purtroppo incolore,
e quindi poi dopo si deve pittare tutto di colore rosso. Scusatemi. Voilà. E si deve pittare poi tutto di colore rosso. Quindi adesso andremo a fare questi servizi, li andremo a mettere sui piedi. Io ho preparato già il trapano, adesso prendo anche la miccia che mi consente di fare un buco da non so quanto. Prendiamo la miccia, in questo caso servirà questa qua con la punta, vedete? Questa mi sembra che sia adatta principalmente proprio per il legno. Allora, qua è troppo largo, e qua, quindi prenderemo la numero 7. Penso che andrebbe bene anche la numero 6, però prendiamo la numero 7. Allora, adesso ragazzi, faccio i buchi sotto le mani per far entrare il pistolino. Voilà ragazzi, ho messo la prima mano sul piede. Allora, in questo caso la mano non si toglierà più, perché quando io ho avvitato non ho messo a incastro, ho messo in modo che si avvitava, ho messo anche dell'attac, diciamo che serve per una maggiore protezione, ma non c'è neanche bisogno, perché poi dopo andrà allo stucco la resina, quindi qua non si muove più. Adesso pensiamo alle altre mani, possibilmente voi fatele giusto, prendendo le misure, giusto al centro della mano. In questo caso, voilà, cercate di farlo più o meno giusto al centro, ok? A più tardi vi faccio vedere le mani finite. Voilà, quindi mettete dell'attac. Voilà, e quindi qua, voilà, ed avvitate. Allora ragazzi, prepariamoci. Allora, per far vedere, le basi sono queste, quello che noi utilizzeremo, vedete, sono questi quadri che dopo facilmente potete togliere, al limite questa bellissima fotografia di questo orso. Voilà. E sono proprio un legno, sono fatti benissimo, belli, resistenti, e quindi utilizzeremo come base questi. Quindi immaginate che più peggio la posizione è quella. Allora, per illuminare attorno faremo un bordino dove andremo a mettere la strisciata LED, faremo un buco dove passerà sotto, verrà attaccato praticamente il trasformatore, e quindi faremo una specie di camera dove faremo entrare il cavetto, e andremo a fare anche un'illuminazione elettrica. Però questo è meglio che non ve lo dico adesso, perché altrimenti ci perdiamo per la strada. Immaginate che qua verranno una specie di montagna di cristalli in tutti e due i casi, questi qua di cristalli trasparenti e questi qua di cristalli come si chiama, ametista. Quindi verranno poi cristalli e minerali da tutte le parti, e questa montagnina nasconderà praticamente due luci, o una, adesso vedremo qual è la migliore, due luci LED, e voilà, due luci LED che sono spot, che sono apparecchi, senza mio padre, scusate, che sono apparecchi black light, ok? A più tardi. Voilà. Allora ragazzi, adesso metteremo le unghie finte. Io ho voluto scegliere questo tipo qua che mettono le donne, perché il tipo da diavolo sono un po' ridicole, cioè per una scultura sono ridicole praticamente. Invece mettendo qua, per esempio questo panno è di tone grande, però per farvi capire, è lunga
dalla sensazione demoniaca, però non è sbaffinata proprio come questa. Questa qua è troppo esagerata. E poi c'erano le altre unghie da demonio. Le altre unghie da demonio che erano arricciate e quelle là non mi servono. Quindi adesso prenderemo un po' di attack e metteremo logicamente le unghie finta alle dita, solo per quanto riguarda però il demonio. A più tardi. Guarda ragazzi, è stato più facile creare le mani che mettere le unghie sopra qua. Incredibile, l'attack, una colla che non attacca. Incredibile. E voilà ragazzi, e quindi dobbiamo per forza fermarci così. Non vi dico, ho impiegato con l'attack la colla super attacca qualsiasi tipo di materiale passivo. Sì. Comunque ho impiegato un'ora e 20 minuti per mettere queste 10 unghie. L'attacco, la colla che non attacca. Allora ragazzi, prendiamo così, che ormai sono le 8 meno 10 di sera. Finiamolo così e continuiamo domani. Ciao ciao a tutti. Non sono simpatico adesso. Je connais ces gens-là, j'en connais intérêt de les mettre sur le...